Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile episodio di Red parla di cose del software. Oggi parliamo di sistemi di puntamento optoelettronici. Settimana scorsa abbiamo parlato di sistemi di puntamento laser. A sto giro invece parliamo proprio di come facciamo a puntare ad acquisire il bersaglio senza usare le tacche di mira che ha il nostro fucile. Ecco perché parleremo non tanto di sistemi di puntamento in senso lato, come abbiamo già fatto più volte sul canale, ma vi parlerò di qual è il miglior sistema di puntamento per chi deve cominciare e anche non, per tanti motivi. Quindi prendete qualcosa da bere, qualcosa da sgranocchiare, venite con me a scoprire perché l'RD2 e il T1 della IMO sono i migliori sistemi di puntamento per cominciare. Qualunque bravo videomaker sa che la maglietta bianca non si dovrebbe mettere quando si girano i video, perché va a sballare i colori ed è difficile fare una color correction decente. Ed è per questo che io non sono un bravo videomaker. Parliamo dunque di sistemi di puntamento. Partiamo intanto con l'individuare la macro area all'interno della quale ci muoviamo all'interno dei vari sistemi di puntamento, che per quelli di voi che si sono appena avvicinati a questo mondo, come molti di quelli che guarderanno il video, cosa significa? Beh, tra i vari sistemi di puntamento, quindi tra i vari mirini, come vengono chiamati banalmente, ci sono tante opzioni. C'è l'SRS, ci sono le ottiche zoom, ci sono le ottiche ACO, ci sono le ottiche 1x, ci sono quelli a zoom variabile, potremmo andare qui e parlarne tutto il giorno. Per semplificarvi la cosa, io vi dico che in generale, ripeto, semplificando, i tipi di sistemi di puntamento si dividono in due: sistemi di puntamento zoomati, sistemi di puntamento senza zoom. Ok? Chiara questa cosa? Perfetto. All'interno di questi due tipi di sistemi di puntamento, ripeto, semplificato, perché sennò dovremmo aprire veramente una quantità di parentesi industriale, troviamo i sistemi di puntamento senza zoom con Red Dot. Red Dot fa riferimento al pallino luminoso che voi andrete a vedere quando attiverete questo sistema di puntamento. Quindi quando andrete a guardare dentro questo tipo di sistema di puntamento non troverete la croce come c'è tipica nelle ottiche zoom, non troverete il cerchietto con i pallini dentro tipico dell'EuTech, non troverete i triangoli, non troverete vari altri simboli per indicarvi dove dovete sparare, ma troverete semplicemente un pallino rosso, da qui Red Dot, pallino rosso. Di questo tipo di mirini, quindi con Red Dot, ce ne sono ovviamente tantissimi. Ci sono i Reflex, ci sono gli SRS, ci sono un sacco e tantissimi vari tipi di mirini. Quelli che io consiglio per il software sono questi, ovvero che hanno questa specie di tubetto. Questi qui, ovvero semplicemente un corpo fatto a tubino, come vedete, al cui interno viene proiettato il pallino rosso che noi andiamo a collegare, far sì che vada a collimare perfettamente dove il nostro colpo va a colpire. Trovo che per il software questi siano i migliori proprio perché abbiamo un pallino rosso. Una volta che lo tareremo correttamente, se quel pallino rosso è sulla nostra sagoma, il pallino va lì. Non c'è da dire, ok, deve essere all'interno del cerchio, non c'è da dire, devo arrivare esattamente con la X sulla fronte perché il pallino cade, allora lo capisco. Pallino rosso, li sparo, lì va il colpo. Per me è molto semplice, senza parlare del fatto che avere il pallino rosso è un grande vantaggio perché vi occupa pochissima visuale. Ora però cerchiamo di capire perché io ho selezionato questo preciso tipo di sistema di puntamento optoelettronico. Partiamo da quello più semplice dei due, anche quello un pochino più vecchio come tecnologia, quello che personalmente preferisco meno, un po' meno in realtà, non tanto meno, ovvero il T1. Ne abbiamo già parlato, ma non ci abbiamo mai fatto un vero e proprio video sopra, che secondo me è il motivo per cui continuate a bombardarci di domande del tipo: che mirino prendo per cominciare? Aiuto! Questo video infatti serve proprio a voi. Prego. Questo sistema di puntamento è molto semplice. Troviamo ovviamente il tubo in cui viene proiettato il pallino rosso, un rialzo che come potete vedere è parecchio alto e un aggancio rapido, quindi che possiamo andare a utilizzare per attaccare questa affare al fucile. Lateralmente troviamo questi due pirulli che possono essere andati a svitare e rivelano le regolazioni che possiamo andare a regolare direttamente con il tappino delle suddette torrette di regolazione. La cosa più importante è la ghiera di regolazione, questa serve ovviamente ad attivarlo. Si divide in 5 posizioni per 2 colori diversi, quindi un totale di 10 posizioni più le due
di riposo su R e su G, che stanno per red e green, che a sua volta stanno per rosso e verde, in quanto il pallino colorato che viene proiettato all'interno di questo tubino qua è rosso o verde. Verde per il notturno, rosso per il diurno. In realtà questo tipo di repliche di sistemi di puntamento vero, il pallino verde non lo userete più di tanto di notte, a mio avviso, poi dopo fate voi, perché comunque è troppo luminoso, ed è per questo che preferisco l'R2, che invece ha 11 livelli di intensità luminosa e il pallino è sempre rosso, tanto vi cambia veramente poco. Per quelli più smanettoni di voi questo potrebbe essere un plus valore, per me non tanto, però ripeto, opinioni personali, l'importante è quello che ci metto dentro. Vado come il vento, sinistra, destra, sabato, in centro. Quindi in poche parole noi lo andiamo a posizionare sul nostro fucile e quando ci andiamo ad allineare con l'occhio vediamo un pallino rosso o verde in 5 intensità luminose diverse. Va bene Red, ma questa cosa ce l'hai già spiegata 25 milioni di volte, cioè arriviamo al punto: perché è migliore degli altri? Ti rispondo subito, è migliore degli altri perché punto 1 è rialzato. Per noi che giochiamo a soft air il fatto che ci sia questo rialzo qui e che comunque venga incluso in scatola tra l'altro è una cosa molto importante, perché tendiamo spesso ad avere delle protezioni per i denti e quindi andarsi ad allineare su un sistema di puntamento basso è molto fastidioso. Inoltre, grazie a questo sistema rialzato, quando ci andiamo ad appoggiare sul fucile non dobbiamo spiazzicarci su di esso. Ma vi faccio vedere cosa intendo. Dai, poi sai che tua madre dremide. Io ovviamente l'ho messo su un Ghost L. Tra l'altro da mercoledì avremo un restock completo, perché come potete vedere ne abbiamo venduti veramente una quantità industriale. Quindi se siete interessati ad acquistarli, aspettate mercoledì e andate nei link che ci sono in descrizione. Quando vado a entrare in puntamento con questo tipo di mirini sono molto comodo, cioè ho la possibilità di mettere la faccia leggermente appoggiata e non mi devo né piegare la testa come vedo spesso fare in campo, perché non riescono a trovare il pallino rosso, non si riescono ad allineare con esso, e allo stesso tempo non c'è nemmeno bisogno di andare ad abbassarsi completamente, perché appoggiando la guancia io riesco a trovarlo subito senza dover quindi fare del searching e appoggiarlo. Inoltre trovo che il sistema con pallino rosso di questo tipo sia veramente perfetto per l'altezza media che uno ha quando va a impugnare il fucile, quindi veramente semplice trovare il pallino rosso, appoggiarsi e non dover andare a calibrarsi perfettamente sull'altezza giusta del mirino per poi rischiare di non trovarlo. Il fuoco oggi ha deciso di non collaborare proprio zero, che vi devo dire. Tra l'altro, come ho già detto più volte, indicativamente è buono posizionare il sistema di puntamento sul ricevitore del caricatore al pari, un po' più avanti, un po' più indietro, tendenzialmente meglio un po' più avanti, se proprio dovete scegliere, è l'opzione migliore. Senza parlare del fatto che poi dopo sulle nostre repliche tendenzialmente questi mirini alti stanno veramente molto bene. Alla fine vi ho fatto un mega pippone, vi ho fatto vedere solamente l'RD1, vi faccio vedere anche l'RD2, che per me è la versione definitiva. Una nota importantissima su questo particolare sistema di puntamento è che, oltre ad essere piccoli ed appesantire poco il fucile, oltre ad essere ovviamente pratici e funzionali, hanno anche una vastissima gamma di flash killer. Per chi non lo sapesse, i flash killer sono delle retine che vengono avvitate sul davanti dell'ottica che permettono di evitare che queste esplodano se colpite da dei pallini. Altra domanda che mi fate spesso è: sì, se un sistema di puntamento optoelettronico, vi piace quando lo dico, viene colpito da un pallino, molte volte si rompe. Infatti, come al solito e come dico sempre, è meglio prevenire che curare. Grazie ai flash killer si possono montare direttamente su il vetrino dell'ottica. Flash killer vuol dire uccidi flash, che nella realtà servono ad evitare che la luce che rimbalza sulla lente dell'ottica possa essere vista da altri. E nel nostro caso invece ci impedisce di bestemmiare nel momento nel quale qualcuno ci colpisce dritto la parte dell'ottica. Quindi quelle ve le consiglio, le trovate direttamente linkate in descrizione, ce ne sono di vari tipi, in descrizione trovate quelle apposta per l'RD2 e dell'RD1, che alcuni chiamano T1 perché IMO ha cambiato il nome più volte, quindi do anche questa risposta. Oggi un sacco di informazioni che vanno e vengono, sono un fire. Tornando a quello che stavo dicendo, sono molto comodi, sono minimal, pesano poco e soprattutto hanno un'ottima chiarezza, perché sì, sono molto stretti, non entra tantissima luce, ma allo stesso tempo si vede più che bene. Anzi, ho provato ottiche molto più larghe sul davanti che avevano una nitidezza di immagine molto più bassa.
smetto di perdermi in chiacchiere. Questo, come detto, è l'RD2, il modello, se volete, successivo all'RD1. In questo caso viene già equipaggiato con delle specie di flash killer, cioè sono dei tappini che potete andare ad aprire, e in questo caso sono già inclusi, si spaccano se vengono colpiti da un pallino, però vi salvano la lente vera che c'è dentro. Possono essere ovviamente andati a rimuovere, quindi poi dopo potete mettere ovviamente il vostro flash killerino lì sotto, che io comunque lo consiglio, però comunque sono già inclusi, sempre con sgancio rapido, sempre con attacco, come vedete, alto, che per me è essenziale per noi che giochiamo a soft air. Nel caso poi vi serva andare a cambiare il tipo di attacco, c'è ovviamente quello basso, e Eimon produce di tanti altri tipi, quindi potete poi andarla a personalizzare come preferite. Come detto, in questo modello troviamo 11 livelli di intensità. La luminosità è solamente rossa, le regolazioni avvengono lateralmente sempre nello stesso modo, ha un taglio un pochino più particolare rispetto a il RD1, che continuo a cercare di chiamarti uno sbagliando. Personalmente è quello che ho io, continuo a utilizzarlo, anche se non è sicuramente al pari di uno Strike Fire o di una Vortex, però per quello che devo farci io a soft air mi basta e avanza questo. Ovviamente se già andassimo all'interno di ottiche zoom, dove la nitidezza di immagine è più importante, dove il livello di zoom è più essenziale, non staremmo neanche parlando di queste cose qui. Però, visto che questo è un video per cominciare, io questo ve lo consiglio caldamente. Penso di aver parlato fin troppo, trovate tutti questi prodotti linkati in descrizione. Noi personalmente cerchiamo sempre di proporvi dei prodotti che abbiano un bellissimo rapporto tra qualità e prezzo, e in questo caso secondo me Eimon ha fatto davvero il colpaccio, molto più che con altre ottiche e sistemi di puntamento optoelettronici che invece zoppicano molto di più per altri versi. Ovviamente ce ne sono di altri tipi, io ho preferito parlarvi di Eimon con cui noi lavoriamo e ci troviamo veramente molto bene, che io personalmente ho avuto modo di provare per tanto tempo e in alcuni casi continuo a utilizzarli, quindi questo è il mio consiglio per voi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me anche questo sabato, spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse vi esorto a lasciare un mi piace, un commentino per farci sapere che siete ancora tutti qui, tutti vivi e vegeti, e a fare un salto sul Monopoly Software Shop, il negozio che mi permette di fare questi incredibili video, mi sponsorizza e mi mette il pane in tavola, visto che YouTube odia questo. In descrizione, come già detto, trovate i link di tutto quello di cui ho parlato, Flash Killer, RD1, RD2 e tante altre cosine interessanti. Le potete acquistare direttamente dal Monopoly Software Shop, il sito l'abbiamo appena rifatto, quindi dovrebbe essere veramente un bijou. Io nuovamente vi ringrazio, vi auguro buon fine settimana e come al solito, stay angry!